Sì, inizierei a questo punto. Oggi parleremo io, Giovanna Santini, che già mi conoscete, e Gioia Paradisi, che poi si presenterà da sola, comunque docente all'Università di Roma La Sapienza e si occupa di questi temi da moltissimo tempo. Scusate, mi avvicino. Allora, inizierò questo mio discorso sull'epica citando la frase iniziale di un saggio di sintesi di Limentani e Infurna sull'epica romanza nel Medioevo, che è stato recentemente ripubblicato. Un attimo. Nella riflessione sulla letteratura, la nozione di poesia epica è presente dalla filosofia greca al pensiero contemporaneo, ma con forti discontinuità e con mutamenti di significato. Infatti è possibile osservare che la permanenza di un certo numero di elementi, come avviene per la lirica e il dramma, permette di designare come poesia epica testi appartenenti a epoche e culture differenti e distanti tra loro. Queste componenti, considerate costanti, sono la storicità del tema, vera, presunta o immaginaria, lo scontro tra parti, decisivo per la comunità, l'eroe che rappresenta gli ideali di quella comunità, l'appartenenza alla stessa comunità di autore e destinatari, la presenza di elementi strutturali, topici e formulari. E ho messo tra parentesi perché ovviamente dipendono anche dal contesto culturale in cui l'epica si presenta, la recitazione pubblica a memoria e con accompagnamento musicale, e ho aggiunto, sempre tra parentesi, l'organizzazione in cicli narrativi. Dunque, esempi di testi che rispondono alle caratteristiche di cui si è detto sono presenti anche in culture molto lontane tra loro. Ne elenco alcune note a tutti: il poema sumero Gilgamesh, i poemi omerici, i poemi medievali europei, sia quelli scaturiti in modo autoctono, sia sulla scia dei modelli latini, i poemi che esistevano già nella tradizione rituale di canto celebrativo presso i popoli germanici, testimoniati anche negli Annales di Tacito, il Beowulf, e poi il più antico testo germanico, il più famoso, il Nibelunglied. Non riprendo qui la questione lunga e perniciosa sulle origini del genere epico nel Medioevo, se non per menzionare il fatto che essa, nata in seno alle spinte ideologiche nazionalistiche del Romanticismo, era alimentata, almeno in parte, dal riconoscimento di un valore proprio dell'epica di rinsaldare ed esaltare il sentimento di appartenenza ad una comunità attraverso la celebrazione di ideali che ne strutturano l'identità culturale. Di questo dibattito e di altri sorti per spiegare un fenomeno di così ampia portata vorrei mettere in rilievo alcuni aspetti che possono essere utili al nostro discorso. Al principio, secondo le correnti romantiche, nel dibattito sulle origini ciò che si cerca di riconoscere all'epica è il carattere spontaneo e popolare originato in seno alla comunità, ormai divenuta nazionale e non dall'esterno per influsso della tradizione classica. Qui si oppongono le teorie tradizionaliste di Paris e di Raina, che collegano le canzoni epiche romanze alle antiche cantilene germaniche, a quelle individualiste di Bédier, che respingendo la teoria romantica collegano l'origine dell'epica romanza al fiorire di leggende intorno alle fondazioni monastiche, quindi per la collaborazione di monaci e laici, leggende poi divulgate dai pellegrinaggi. Quindi, sostanzialmente, le opinioni, ecco, scusate, non ero andata avanti, questa è la scheda, quindi sostanzialmente le opinioni si cristallizzano intorno ad alcune opposizioni. Da una parte la tradizione colta e dall'altra la tradizione popolare, da una parte la tradizione, dall'altra la creazione originale. Ad esse poi si aggiunge un'ulteriore opposizione, trasmissione scritta verso tradizione orale. Saranno quindi interessanti alcune considerazioni di questo genere, quelle che sono sempre espresse da Limentani e Infurna. Ancora nel 1887, oltre 20 anni dopo la sua Histoire poétique de Charlemagne, Gaston Paris asseriva che è principalmente in virtù dell'epica
che il Medioevo francese merita di essere studiato. A quell'altezza, in fase post-risorgimentale, la constatazione dell'inesistenza di un'epica italiana lasciava perplessi e inquieti i filologi italiani preoccupati della ricostruzione dell'identità nazionale. È evidente che questo dibattito si anima tutto all'interno di quella che Fusillo, autore di un saggio molto interessante dedicato all'epica, nel volume pubblicato sul romanzo curato da Franco Moretti, Fusillo definisce appunto questo dibattito si inserisce all'interno di quella che Fusillo chiama ossessione occidentale dell'originario, che è una matrice storica ben definita. Di tutto questo discorso, ciò che mi preme di rilevare è che l'epica, almeno fino al romanticismo e oltre, almeno per tutto l'Ottocento, resta un genere fortemente presente nella cultura occidentale, proprio perché nel testo epico la comunità, anche a distanza di secoli, sembrerebbe trovare rappresentati i suoi ideali, sembrerebbe riconoscere la sua identità e unitarietà. In questa prospettiva, il successo e la lunga durata del genere, di alcuni testi che lo rappresentano, sarebbe connesso alla capacità di rispondere ad una necessità antropologica primaria delle società umane, quella... Vado più piano. Scusi, andrò più piano. Comunque questi materiali ve li metteremo nella bacheca insieme. Certo, vado più piano, non si preoccupi. Allora, vi dicevo, ricomincio? Di tutto questo discorso, insomma, però cambio pagina, scusate. Insomma, sostanzialmente questo discorso vale a farvi capire che ancora tutto il dibattito sulle origini dell'epica si produce intorno al problema dell'identità nazionale, che ancora ritrova all'interno di questi canti epici l'identità nazionale viene riconosciuta e questi canti epici diventano importanti ancora nel romanticismo e in questo dibattito perché si cerca di ritrovare questa identità e di propagarla, di esaltarla. In questa prospettiva il successo e la lunga durata del genere di alcuni testi che lo rappresentano sarebbe connesso alla capacità di rispondere a questa necessità antropologica primaria, che è quella di dare espressione alla propria identità culturale e ideologica allo scopo di rafforzarla. A questo punto ci si può chiedere, esiste ancora l'epica? Esiste l'epica nella letteratura contemporanea? E se sì, quali sono le caratteristiche dell'epica nella letteratura contemporanea? Come si è trasformata? In quelli che sono considerati oggi testi epici, trova espressione ancora lo stesso tipo di necessità? Dove trovano espressione le stesse necessità? Qual è il mezzo attraverso il quale le società esprimono oggi la loro identità culturale e ideologica? Queste sono le domande dalle quali sono partita. E poi è maturato questo ragionamento, che ovviamente è stato sostanziato anche di una documentazione su saggi prodotti da altri studiosi. L'epica, fin dal Medioevo, ma del resto anche l'epica classica, è in realtà un genere polimorfo e mutabile, per cui definire il corpus testuale di riferimento resta un'operazione molto complessa. Inoltre, sebbene l'epica sia, come si è detto, un genere presente in molte epoche e in molte culture diverse, è pur vero che alcune culture sembrerebbero sopravvivere in assenza di epica. Appunto, si ritorna al discorso sull'assenza di un'epica italiana, o almeno di un'assenza che viene sentita come tale. Nel De Vulgari Eloquentia, Dante si era reso conto della mancanza di un genere epico in Italia. Giovanni Boccaccio, sostanzialmente per colmare questo vuoto, compone il Teseida, Petrarca scrive l'Africa. E diciamo, in questo modo l'epica rientra nella tradizione italiana in un filone che può essere considerato colto. Mentre c'è un filone continuo che è quello della tradizione epica franco-italiana, continuo perché continua dalla tradizione francese.
Nel 300 una serie di poemetti organizzati in ciclo raccontano la storia dei Carolingi da Pipino a Rolando. Sono le storie raccontate in quella varietà linguistica che viene definita franco-italiano. Sono le storie di Berta e Melone, della nascita di Orlando, cioè storie che ricostruiscono sostanzialmente quello che è avvenuto prima della Chanson de Roland, dei fatti narrati nella Chanson de Roland. Le narrano appunto dell'unione tra Berta e il Milone, della nascita di Orlando, dell'infanzia di Orlando e via dicendo. Poi negli anni 1330-1340 si colloca l'Entrée d'Espagne, che narra sempre la storia che precede la Chanson de Roland. Tutto ciò avviene nell'ambito delle corti dell'Italia settentrionale, in cui sostanzialmente è molto sentita il prestigio della tradizione letteraria francese, anche in un contesto che è profondamente mutato, perché dal contesto in cui l'epica nasce, cioè un contesto feudale, l'epica è trapiantata in un contesto che oramai è borghese, cioè un contesto che non ha conosciuto il tipo di struttura socioculturale della feudalità francese, quindi per forza di cose quei temi sono trasportati in un contesto che è completamente differente. Così appunto le stesse storie vengono riprese presso la corte estense di Ferrara. E poi la tradizione epica italiana prosegue su questo filone. Nel 400 vengono narrate le stesse storie in un poema che si chiama La Spagna, poi Fatti di Spagna, e alla fine su questa tradizione si innesta sempre, si innesta anche la scrittura dell'Innamorato di Boiardo, che però per cui gli studiosi sono in gran parte concordi nel dire che oramai non siamo più di fronte ad epica in senso proprio. Ciò che si può osservare quindi è che, riprendo le parole di Gianotti per dire questo, perché sono abbastanza incisive, Gianotti che pubblica un saggio, una collezione di saggi sulle tradizioni epiche e la letteratura, dice nell'introduzione: la nostra penisola non conosce un'epica nazionale riconosciuta nell'immaginario collettivo come elemento unificante. Conosce invece l'epica mista o dimidiata del poema cavalleresco, che supplisce con storie d'amore e d'avventura quanto viene meno sul piano eroico. E di più lapidari sono Limentani e Infurna, che dicono: riproposta sul tema medievale da Tasso a livello più artisticamente consapevole, l'epica andrà di fatto sparendo rapidamente dalla cultura europea. Un'analisi del fenomeno fondata su criteri rigidi conduce facilmente a restringere il corpus testuale ad un esiguo numero di opere primigene e a far coincidere la storia di questo genere con la storia della sua decadenza. Interessante da questo punto di vista la lettura di un brano delle lezioni americane di Borges, lezioni tenute ad Harvard tra il 1967 e il 1968. La sua prospettiva è quella particolare dello scrittore, che in parte però coincide con quella degli storici della letteratura, almeno per una parte di essi. La citazione è lunga, ve la leggo tutta perché mi sembra molto interessante, anche per sintetizzare l'insieme degli argomenti che vengono in parte trattati in questa lezione. Si può dire che per molti secoli queste tre storie, il racconto di Troia, quello di Ulisse e quello di Gesù, fossero sufficienti all'umanità. Sono state narrate di continuo, senza tregua, sono state messe in musica, sono state dipinte. La gente le ha raccontate più volte, ma le storie sono sempre lì, illimitate. Nell'epica si poteva trovare di tutto. Ma la poesia, come ho detto, si è deteriorata, o piuttosto da una parte ci sono la poesia lirica e l'elegia e dall'altra la narrazione di un racconto, il romanzo. Si è quasi tentati di vedere il romanzo come la degenerazione dell'epica, malgrado certi scrittori come Joseph Conrad e Herman Melville, perché il romanzo rinvia alla dignità dell'epica. Se pensiamo al romanzo e all'epica, ci verrebbe di credere che la principale differenza consista solo nell'uso del verso e della prosa, tra il declamare e il raccontare.
Ma io penso che ci sia una grande differenza. Questa consiste nel fatto che nell'epica l'importante è l'eroe, un uomo che è un modello per tutti gli altri uomini. Invece l'essenza di molti romanzi risiede nella distruzione di un uomo, nella degenerazione del personaggio. E poi continua. In un certo senso la gente è affamata e assetata di epica. Ho l'impressione che l'epica sia una delle cose di cui gli uomini sentono più il bisogno. E poi continua. A dispensare epica al mondo è stata soprattutto Hollywood. Anche se la cosa può sembrare deludente, ma i fatti parlano chiaro. Sotto qualsiasi latitudine, allorché la gente veda un western che racchiude il mito del cowboy, del deserto, della giustizia, dello sceriffo, della sparatoria e così via, credo ne tragga, consapevolmente o meno, un senso dell'epica. Ma in fin dei conti, saperlo non è importante. E poi ancora, ma c'è qualcosa del racconto, della storia, che continuerà. Non credo che gli uomini si stancheranno mai di raccontare o di ascoltare storie. E se insieme al piacere che ci venga narrata una storia si aggiunge il piacere della nobiltà del verso, allora sarà accaduta una cosa grande. Penso che il poeta sarà di nuovo artefice. Voglio dire che narrerà una storia e la canterà pure. Non è un caso se, per quanto si possa essere generalmente concordi nell'affermare che l'epica sia presente un po' ovunque, in realtà essa appaia particolarmente sfuggente alle definizioni. Ci si accorge che per poter dare delle definizioni precise bisogna storicizzare i singoli fenomeni, quindi si dovrebbe parlare di epiche più che di epica, e che in effetti i tentativi di definizione hanno dato esiti differenti in rapporto al corpus testuale al quale si faceva riferimento. Aristotele definisce l'epica a partire dall'Iliade, Tasso a partire dall'Eneide e via dicendo. Sulla lunga durata e anche sul largo raggio pare invece molto più produttiva un'analisi che tenga conto di variazioni e adattamenti, cogliendo nello stesso tempo gli elementi di continuità, per quanto limitati e sparsi. Cioè, forse in più di un'occasione sarà utile cercare dei tratti di epicità all'interno della produzione letteraria, piuttosto che cercare di trovare testi che rispondano totalmente alle caratteristiche di un genere. In questo modo, cambiando prospettiva, si giunge a risultati del tutto opposti rispetto a quelli che abbiamo visto, ad esempio, che corrispondono al pensiero di Borges, come ad esempio fa Boitani. L'epica, e qui la citazione, l'epica che io preferisco chiamare racconto eroico, scusate, ho saltato l'aggettivo, racconto eroico, non è mai morta. Cambia pelle nel corso dei millenni, si trasporta da una lingua all'altra, si innesta su altri generi e con essi si ibrida, ma è viva e vegeta. Del resto, se si osservano i fenomeni culturali e letterari dal punto di vista della loro evoluzione, la definizione di caratteristiche, elementi, strutture che costituiscono una norma è il frutto dell'osservazione di ciò che si è sedimentato nel tempo a partire da produzioni individuali. Questa prospettiva, del resto, è tanto più produttiva quanto più ci si allontana da quelle che si considerano le fasi originarie della nostra cultura e ci si avvicina invece al contemporaneo. Arrivando all'epoca moderna, infatti, la situazione si fa complicata. E la situazione è un po' la stessa che è stata descritta, però dal punto di vista della produzione letteraria, diciamo, si innesta sullo stesso discorso che abbiamo visto per quanto riguarda invece gli studi sulle origini degli epiche e l'altra faccia dell'epica romanza. Hegel, nell'ultima sezione dell'Estetica, dedica una lunghissima parte all'epica, che si conclude con una breve pagina sul romanzo, definito come moderna epopea borghese. In esso si ricompone un mondo totale e insieme la manifestazione epica di avvenimenti, ma in essa manca la condizione del mondo originariamente poetica da cui si origina l'epos vero e proprio. Cioè, sostanzialmente, il problema dell'epica moderna è che deve fare i conti, e anzi, diciamo, si deve ragionare sull'epica facendo i conti con il romanzo. Come osserva Fusillo, da quelle pagine la formula epica borghese diviene un vero e proprio mito critico, e qui cito sempre Fusillo, un vero e proprio mito critico che vede nell'epica la forma originaria per eccellenza, il genere che instaura la letteratura e che fonda l'identità nazionale
grazie a una poesia corale, impersonale e soprattutto totalizzante. E vede invece nel romanzo la forma secondaria per eccellenza, condannata alla frammentarietà e all'anelito verso una totalità perduta. Fusillo poi cita un brano tratto dalla teoria del romanzo di Lukács, che riprende e sviluppa questo mito critico. Cioè questo mito critico ha avuto dei proseguitori che l'hanno portato avanti e che in qualche modo influenzano anche il modo in cui l'epica è stata studiata, ad esempio nell'ambito degli studi filologici di filologia romanza e via dicendo. Il romanzo è l'epopea di un'epoca nella quale la totalità estensiva della vita cessa di offrirsi alla percezione sensibile e la viva immanenza del senso diventa problematica, un'epoca in cui tuttavia persiste la disposizione emotiva alla totalità. Lo stesso mito poi viene ripreso anche da Bakhtin nell'estetica e il romanzo, però ribaltato, cioè sostanzialmente il polo positivo è rappresentato dal romanzo e il polo negativo invece dall'epica. Però il mito critico è lo stesso. L'epica è il polo negativo che implica monolicità, staticità, chiusura del passato assoluto, cristallizzazione nel canone, mentre il romanzo è il polo positivo che implica plurivocità, dialogicità, dinamismo e che diventa quasi metafora di uno spirito antigerarchico e antiautoritario, di una linea culturale carnevalesca e dionisiaca. In sostanza questo mito critico configura l'epica, sempre nelle parole di Fusillo, come una sorta di Eden perduto, caratterizzato da una comunione perfetta fra il poeta e il suo pubblico. Se l'epica è infatti considerata, cito sempre da Fusillo, un genere spontaneo e aurorale, incentrato su temi elevati e tipicamente maschili come la guerra e l'azione eroica, in cui si riconosce un intero popolo, il romanzo è considerato invece il genere di secondo grado per eccellenza, che nasce quando la scrittura è già ampiamente in uso, o addirittura, a seconda delle teorie, in una fase dominata dalla stampa. È legato all'insorgere di una nuova dimensione privata e sentimentale, una sorta di dimensione borghese metastorica ed è quindi orientato verso un pubblico prevalentemente femminile. In realtà le cose non sono proprio così nette. La distinzione tra epica e romanzo non può essere così netta nel momento in cui si storicizzano i fenomeni. E infatti, non si potrebbe fare diversamente, ci si accorge che si tratta di due diversi tipi di rappresentazione nell'ambito del più ampio genere narrativo. Due generi che presentano costanti e caratteristiche distintive, ma anche ampi margini di intersezione e ibridazione, con mutazioni nel tempo e nelle diverse realizzazioni. Se si cerca di definire rigidamente ciò che è epica, individuando con precisione tutti gli elementi che vi si devono trovare, si arriva alla situazione estrema di ridurre il campo a pochissime opere, come è stato fatto da alcuni. L'Iliade è epica, l'Odissea non è più epica. Siamo già nell'ambito del romanzo e infatti l'Odissea per alcuni è l'archetipo del romanzo. Con conseguente deduzione della teoria della nascita tardiva del romanzo e della morte precoce dell'epica. Oppure si arriva alla situazione estrema di non poter definire la nozione di epica e neppure quella di romanzo. Cioè di poter dire che tutto o niente è epica e tutto e niente è romanzo. L'impasse si può superare, come dice Fusillo, se si smette di considerare l'epica e il romanzo due entità fisse e immutabili e li si tratta invece come due fasci di costanti transculturali che di epoca in epoca e di opera in opera possono essere più o meno attive e possono anche trasformarsi del tutto. In sostanza, confrontando epica e romanzo, si individuano alcune costanti che sembrerebbero caratterizzare i due generi. Per quel che riguarda l'epica, sono solo in parte sovrapponibili a quelli che abbiamo visto prima. Da una parte la narrazione di imprese eroiche, mitiche o storiche fondamentali per una comunità, linguaggio elevato e sublime, enciclopedismo. Dall'altra il romanzo, la dimensione privata e sentimentale, la forma aperta, l'identificazione patologica. Tuttavia, nella realizzazione delle diverse opere narrative, questi insiemi di costanti si dimostrano tutt'altro che rigidi e anzi tendono a ricomporsi in modo molto variabile. Sì.
dicevo che sostanzialmente in realtà nella realizzazione delle opere letterarie queste costanti non si dividono rigidamente tra i due generi. Ripeto che queste cose saranno sulla vostra, tra i materiali, quindi potete anche non prendere appunti perché ve le ritroverete fin da domani. E quindi sostanzialmente sono sempre attivi dei processi di ibridazione e anzi in certi casi non solo cambia la configurazione di queste costanti, ma cambia anche l'idea di epicità, cioè quello che noi... Sì? Sì, identificazione patologica è evidentemente l'idea che il personaggio rappresenta una realtà che è deviante rispetto alla comunità e a quello che può essere l'identificazione della comunità nel personaggio. Esatto, un eroe positivo invece nel romanzo si rappresenta l'antieroe. Ovviamente questa definizione è una definizione, un'etichetta che danno gli studiosi, però insomma il senso è quello. Quindi cambia anche l'idea di epicità, quindi non solo cambiano gli stereotipi di genere, ma cambia anche l'idea che epicità voglia dire una cosa ben precisa. Sostanzialmente quello che io rappresento qui è l'insieme delle polarizzazioni binarie che tendono anche a mutare in questo discorso, cioè quelle opposizioni binarie per cui era epico ciò che era unità, ordine, sto leggendo verticalmente, rigidità, autorità e via dicendo, e ciò che era romanzo era molteplicità, disordine, queste diciamo polarizzazioni, queste opposizioni binarie tendono a cambiare posizione. Ovviamente non è sempre vero, dipende, come vi dicevo, dalle realizzazioni nell'ambito delle opere letterarie, che non sono rigide. Scusate, la discussione la possiamo rimandare a dopo? Dove sta, scusi? Perché viene citato? Perché sostanzialmente nell'ambito delle opere, però io vorrei veramente pregarvi di rimandare le domande a dopo perché altrimenti questa non è fluida la relazione. Enciclopedismo perché l'idea è che all'interno di un'opera epica venga rappresentato la realtà enciclopedica di una società, quindi rappresenta appunto è un'unità che rappresenta tutto ciò che c'è all'interno di un mondo, no? Possiamo rappresentarci appunto, per capire questi elenchi, si può pensare a un'opera epica che si conosce bene, l'Iliade, oppure la Chanson de Roland, oppure insomma pensate a un'opera epica e vedete se corrisponde a quello che sto dicendo. Del resto, nel frattempo, è cambiato il mondo ed è cambiato anche il modo in cui esso viene percepito e narrato. Scusate, vado avanti. Questa serie di opposizioni binarie, scusate, riprendo il discorso, era interessante vederle, queste opposizioni binarie, perché ovviamente sono, diciamo, opposizioni che possono essere presenti o no, e tendenzialmente appunto la cosa interessante è che per quanto siano definite come opposizioni polarizzanti tra epica e romanzo, in realtà se pensiamo alle opere che conosciamo e che magari abbiamo sempre descritto come epiche, non sempre si realizzano queste opposizioni nell'epica rispetto a quello che noi troviamo nel romanzo. Del resto, nel frattempo è cambiato il mondo ed è cambiato anche il modo in cui esso viene percepito e narrato, non più totale ma frammentario, non più mitico ma quotidiano, non più organico ma contaminato. L'epica antica, sono sempre parole di Fusillo, ci appare enciclopedica. Vedete, poi le soluzioni vengono andando avanti, per questo vi chiedevo di aspettare, perché racchiude un sapere collettivo, un intero cosmo attraverso una funzionalità della letteratura ampia e antropologica, associata a sistemi di valori forti. L'epica moderna è invece costretta ad aspirare alla totalità attraverso tentativi, spesso destinati al fallimento, di creare nuovi testi sacri. Cosa c'è quindi nell'epoca moderna, al posto dei poemi epici intesi come intesi rigidamente? Ci sono quelle che Franco Moretti definisce opere mondo. All'interno di questa serie di opere mondo colloca tutta una serie di testi
fondamentali per la cultura occidentale di oggi: Faust, Moby Dick, L'anello del Nibelungo, Ulisse, Cantos, La terra desolata, L'uomo senza qualità, Cent'anni di solitudine, che sono appunto, non sono, dice, libri qualsiasi, sono monumenti, testi sacri che l'Occidente moderno ha a lungo scrutato cercandovi il proprio segreto. Eppure la storia letteraria non sa bene che farne, non li sa classificare e non li mette comunque nella stessa classe. Li tratta come fenomeni isolati, casi singoli, stranezze, anomalie. Il che naturalmente è possibile, ma è possibile una o due volte, non sempre. Con anomalie così numerose e di tale rilievo, è assai più probabile che ci sia qualcosa di sbagliato nella tassonomia di partenza. Invece di registrare un'eccezione dopo l'altra, meglio dunque cambiare prospettiva e ipotizzare una regola diversa. E allora l'idea del libro che lui propone, dell'Opera Mondo, si intitola, è un messaggio molto bello sull'epica, appunto in epoca moderna, fa un'analisi appunto che va da Faust a Cent'anni di solitudine. L'idea è che queste, che lui chiama Opera Mondo, rientrano tutte nell'ambito che si può chiamare epica moderna. Epica perché le numerose somiglianze strutturali che la legano al lontano passato, e su cui tornerò naturalmente in sede analitica. Ma epica moderna perché le discontinuità non mancano di certo, e in caso la dimensione sovranazionale dello spazio rappresentato sono anzi così rilevanti da dettare il titolo stesso della ricerca, cioè appunto Opera Mondo. Cioè sostanzialmente sono epiche per alcune ragioni, ma non sono più epiche e sono epica moderna perché è cambiato il mondo che rappresentano. Vado avanti su queste citazioni, interessantissime per capire questo discorso, in cui si spiega appunto come poter trovare l'epica in epoca moderna. Sostanzialmente quello che segue questa introduzione di Franco Moretti è un'analisi molto interessante, direi esaltante, di queste opere, dal Faust all'Ulisse fino ad arrivare a Cent'anni di solitudine. È interessante, sarebbe troppo parlare di tutte queste analisi, le potrete, insomma, se vi interessa leggerle. È interessante che si arrivi a interpretare anche meccanismi della narrazione in queste opere attraverso l'ottica della rappresentazione di un mondo, no, all'interno di un'opera. Ad esempio parla lungamente del flusso di coscienza dell'Ulisse e di come questo flusso di coscienza in fondo trasformi un eroe che è passivo, no, che è tendenzialmente inattivo, in realtà ad essere aperto al mondo attraverso il flusso di coscienza, queste paratassi che rappresentano il suo pensiero e che trasformano appunto il personaggio che non fa niente in un personaggio pieno di possibilità, perché vede il mondo e lo rappresenta attraverso questo flusso di coscienza. L'analisi di Moretti arriva anche a Cent'anni di solitudine, e anche lì l'analisi è interessante perché sostanzialmente parla di quello che la critica ha chiamato il realismo magico, no? Il real meraviglioso, perché quel real meraviglioso permette una rappresentazione epica all'interno di un'unità che è il paese di Macondo, di una realtà molteplice, perché a Macondo passa tutto il mondo, no? E si condensano all'interno di Cent'anni personaggi di una famiglia che scorre nel tempo, ma sovrapponendo anche questi personaggi. La cosa interessante è che Cent'anni di solitudine ha avuto un grandissimo successo in Europa, dove ormai sembrava che non si potesse più poter leggere una storia che racchiudesse in sé appunto un mondo e fosse anche una storia da leggere piacevolmente. Perché appunto la critica che si fa a queste opere mondo è poi di essere opere complicate. Pensate all'Ulisse di Joyce, che per leggerlo bisogna comprare l'altro libro che è la descrizione, la spiegazione dell'Ulisse, diventa come un'opera sacra, ha bisogno delle didascalie, mentre Cent'anni di solitudine non ha bisogno di didascalie.
E questo, diciamo, per un desiderio segreto, un desiderio del lettore europeo, che è quello di avere fiducia nel racconto, in una storia che viene raccontata. E qui sembrerebbe finita la possibilità di epica. È difficile, appunto, trovare quello che può essere epico nel mondo contemporaneo. E soprattutto è difficile se si applicano dei criteri rigidi, no? Delle polarizzazioni, impossibile direi. Ma ancora in epica contemporanea c'è qualcuno che parla di epica. Non so se appunto li conoscete, Wu Ming, no? Hanno teorizzato l'esistenza di questo New Italian Epic, ovviamente criticati anche, ma in qualche modo non si può negare del tutto il fatto che ci siano dei tratti di epicità. Certo, non si può dire che ricreano dei poemi epici, che sarebbe una falsità, ma ci sono dei tratti di epicità in queste opere. Lo stesso, diciamo, nel memorandum, lo stesso Wu Ming pubblica l'elenco degli autori, che è quello che vedete senza che ve lo leggo, di autori che farebbero parte di questo New Italian Epic. E diciamo che l'adesione a questo gruppo in qualche modo è relativo al fatto che, cioè, diciamo, l'idea che queste opere possano essere epiche è l'idea che in fondo riguardano imprese storiche, mitiche, eroiche, avventurose, parlano di guerre, di viaggi iniziatici, di lotte per la sopravvivenza, ma tutto questo gruppo di autori è maturato all'interno di quel genere poliziesco fantascientifico, horror, no? Tutta una tradizione di genere che si tramuta poi in qualcosa che supera la tradizione di genere. Comunque, si possa essere d'accordo o no, loro si autodefinisce, Wu Ming li definisce in questo modo. E c'è chi anche ha dedicato della critica a questo, come appunto Giovannetti, che pubblica un saggio su quello che si può trovare nel New Italian Epic di realmente epico, e fa delle precisazioni di tipo terminologico. Non vi leggo questa autodefinizione di Wu Ming che vi ho più o meno sintetizzato. Quello che è interessante è quello che dice Giovannetti a proposito delle precisazioni terminologiche, perché ci possono far capire il fenomeno, anche, diciamo, il fenomeno dell'epica anche più indietro, no? Perché in qualche modo sono cose che riguardano la critica odierna, ma si sono sedimentate nel tempo. Intanto, nella tradizione critica italiana, l'appartenenza di un'opera al genere epico equivale ad un riconoscimento di eccellenza, e questo sostanzialmente lo possiamo ritrovare in realtà non solo nella critica odierna, ma appunto il fatto di riconoscere qualcosa al genere epico fa sì che quello automaticamente diventi qualcosa di elevato, no? Di importante, se ne capisce la ragione. Inoltre c'è il problema della convergenza di ciò che viene chiamato The Epic in tedesco, e quindi è assunto nella tradizione critica anche italiana ma europea come epico. In realtà lì si parla di un discorso narrativo, cioè della narrativa, mentre distinto sarebbe quello che è epico, in riferimento a Das Epos, che si riferisce all'epica in senso proprio. Inoltre si deve tenere conto che le classificazioni di genere vengono colte in modo analogico in questo caso, ma è un fatto che appunto noi abbiamo visto essere in qualche modo giusto rispetto a un genere che non può essere ingabbiato in un sistema rigido. Inoltre aggiungo io che l'aggettivo si deve tenere conto in queste nuove analisi del fatto che epico è un aggettivo che noi usiamo comunemente, che diciamo in tutti gli ambiti si è acquisito per indicare qualcosa di molto più generico, che vuol dire semplicemente qualcosa di grandioso, no? E qui quindi tendenzialmente si tende a riusare anche come categoria critica epico nel senso di grandioso, non di qualcosa che corrisponde a quelle costanti o comunque ad una intenzionalità di fondo. Arrivo a conclusione, ce l'ho 5 minuti? Arrivo a conclusione portando il discorso su quello che forse è l'ambito in cui l'epica più trova manifestazione ai giorni nostri. L'epica proprio, si ritrova l'epica in qualche modo anche quella che potremmo definire più corrisponde a quegli elementi, a quelle costanti
che si è visto all'inizio, no? L'epica è ancora, come diceva Borges, l'epica è ancora molto viva nel cinema, proprio in ragione dell'ampiezza dei mezzi espressivi che esso utilizza. Io credo che questa sia la ragione, fondamentalmente. E bisognerebbe qui ragionare molto, si potrebbero dire tantissime cose sul rapporto tra epica e cinema, che ovviamente non dirò, anche perché non sono un'esperta di cinema. Ma diciamo che, appunto, quello che si osserva è che quasi il mezzo, la varietà dei mezzi espressivi che usa il cinema possono essere avvicinati molto di più a quella che era una performance orale del tipo medievale rispetto alla lettura individuale di un testo letterario. Cioè il cinema rientra in una dimensione che coglie un sistema di avvicinamento con tanti mezzi espressivi diversi e che quindi coinvolge, ovviamente, lo sappiamo tutti, molto di più il pubblico di quanto non faccia la lettura di un testo. Ora non voglio parlare di tutti gli elementi, se volete li riprendo, tutti quegli elementi di cui si diceva all'inizio, che sono le costanti dell'epica. Spesso nel cinema, nei film, si ritrovano tutti insieme, cioè ci sono opere cinematografiche che appunto vengono definiti colossal, epici, proprio perché si ritrovano lì tutti quegli elementi. Non a caso spesso sono film di guerra o comunque che hanno al centro un evento, una guerra. Mi concentrerò su un aspetto che mi pare particolarmente interessante, cioè su quello che viene definito, che era il primo di quegli elementi che io avevo elencato, la storicità del tema. Sarò molto sintetica perché altrimenti diciamo vado fuori con il tempo. La storicità del tema, cioè la scelta di incentrare il film su un argomento storico che diciamo diventa spesso eventi storici anche lontani, che diventano in qualche modo, assumono il carattere di eventi fondativi per la comunità che vede il film, per una parte di essa, oppure eventi fondativi, ovviamente non per tutta la società, ma per alcune caratteristiche della nostra società. Può trattarsi di eventi storici diventati ormai archetipi fondativi trasversali, oppure già entrati nella letteratura epica. Appunto, quando parlo di archetipi fondativi trasversali, penso ad esempio alla guerra di Troia. È diventato un archetipo trasversale perché diciamo, è alla base di culture le più diverse che ritrovano diciamo, nei fuggitivi da Troia le origini della propria cultura, compresa appunto quella che è poi l'Eneide, no? Che parla della stessa cosa. Ma diciamo, la guerra di Troia è anche un tema letterario e viene recuperato nei film attraverso la letteratura. Oppure uso di temi storici nuovi, anche marginali, vissuti come eventi fondativi. Oppure, quindi penso, non lo so, eventi che possono essere dalle guerre mondiali a poi invece eventi molto più specifici, no? Questioni che diventano però eventi fondativi per un elemento che è caratteristico della nostra cultura. Uso di temi pseudostorici verosimili o fantascientifici o ambientati nel futuro che acquisiscono una valorizzazione come eventi fondativi, anche attraverso l'esaltazione di singoli aspetti e sentimenti particolarmente significativi per la comunità. Cioè si vede nel cinema come alcuni temi sono diciamo, fondativi per alcuni aspetti che noi riteniamo importanti, per alcuni valori che noi riteniamo importanti all'interno della nostra cultura. Quindi come se in fondo gli elementi dell'epica siano parcellizzati a seconda del valore che si mette in campo. Insieme al fatto di trattare fatti storici c'è anche il fatto che questa realtà storica viene in realtà stravolta. No, quindi viene stravolta per scopi che potremmo definire retorici in senso lato, fino al grado estremo del fantascientifico. Cioè sostanzialmente questa strategia che a volte in qualche modo la critica prende a bersaglio dei film perché non rispecchiano una realtà storica, in realtà è un procedimento che esiste da sempre nell'epica. Ad esempio penso, perché stravolgerli serve a rendere quegli eventi funzionali a un'altra realtà che è quella moderna. Cioè penso ad esempio
appunto alla Chanson de Roland, in cui il fatto che genera la storia è un fatto di minima importanza, che è l'assalto della retroguardia di Carlo Magno da parte di un manipolo di baschi, che diventa la lotta dei pagani e dei musulmani contro Carlo Magno e la Francia. A questo proposito penso a film come Troy, no? Che è un colossal epico, cioè tra i 150 film che hanno fatto più incassi, un cast pazzesco e via dicendo. E la critica, nonostante il successo, la critica appunto è stata mossa contro il fatto che la storia non rispecchiava la storia reale né la storia raccontata nell'Iliade. Ma è evidente che quella è una strategia, oltre che, vabbè, ci possono essere degli errori di tipo culturale, ma è evidente che la strategia fa sì che quella trasformazioni rendano il racconto epico più adatto ad essere recepito dal pubblico a cui è trasferito. Si è criticato ad esempio il fatto che Elena si innamorasse di Paride perché era infelice del matrimonio con Menelao, no? Che non rispecchia evidentemente quello che è raccontato nell'Iliade, dove si parla di un mito che ovviamente non può essere recepito da un pubblico moderno. Si potrebbe andare avanti, ma qui mi fermo. Penso al fatto che ci siano i cicli narrativi, no? Nel cinema, penso a come appunto la Chanson de Roland trovi delle continuazioni che sono la storia degli eventi che precedono la Chanson de Roland, esattamente come in Guerre Stellari le prosecuzioni raccontano ciò che è avvenuto prima di ciò che avviene in Guerre Stellari, e via dicendo, fino agli elementi narrativi che possono essere rintracciati nel cinema e che riprendono delle strutture narrative di larghissimo uso anche nell'epica antica e medievale. Lascio così.